qualche domanda? Io? Sì! Ho due domande. La prima è, che età media avete? Da 18... Adesso funziona il microfono, che bello! Sì, no, ma la media... Cioè, noi abbiamo, da, abbiamo avuto da 18 fino a 34. La media sarebbe 22-23. Ok, quindi un po' come i calciatori. La seconda domanda è questa: siete solo una squadra femminile o avete in programma di avere anche degli uomini all'interno? Allora, della squadra? Cerchiamo ragazzi per aiutarci per la parte informatica. Ragazzi seri! No, Nicola, non possiamo farlo. Però non si, i ragazzi non usano i phones, loro servono solo i muscoli. Però diciamo che noi nella gara italiana che abbiamo fatto eravamo l'unica squadra a avere 15 ragazze a fare tutte le cose, tutte le evoluzioni da sole, quindi siamo l'unica squadra in Italia che fa tutte da sole. Ma c'è anche la divisione di ruoli tra maschi e femmine? Sì, i maschi fanno soprattutto sollevamenti, sì, esatto, e non fanno tanto quello, cioè le coreografie sono molto dure, però non sono sensuali, sono molto rigidi. Altre, ho visto due o tre mani lassù. No. Attraverso la televisione abbiamo visto che le cheerleader sono spesso affiancate agli sport, quindi il baseball, il basket. Sì. In Italia c'è già stata questa... Assolutamente, facciamo l'elenco degli sport. Allora, calcio, che abbiamo fatto noi. Calcio, football americano, rugby, basket, pallavolo, beach volley, nuoto. Nuoto. Manca qualche sport, ancora non sì, no. Baseball. Manca baseball, non so l'ambiente di baseball in Italia. Sì, sono sempre io, un'altra domanda. Sei curiosa? No, però mi piace. Vuoi entrare nella squadra? Allora, esatto, la prima cosa, quando è che farete le selezioni? A settembre. A settembre. Quindi lo mettiamo sul sito di allstarmilano.com. Ok, la seconda cosa è dove le fate, cioè dove siete, dove vi allenate? Allora, quest'anno ci siamo allenati a Cormano e stiamo pensando di allenarci nella stessa zona, forse più verso Sesto San Giovanni. Quindi non centro Milano, ma un po' allora perché metà squadra arriva dalla zona nord e quindi è una via di mezzo, e quindi sempre raggiungibile con i mezzi. Una domanda, so che ecco qua. So che non sopportate essere chiamate ragazze pompon, come mai? No, ormai in Europa 10 anni diciamo cheerleader, io sono arrivata in Italia sentivo ragazze pompon, cos'è? C'è una differenza? Allora, ragazza pompon nasce perché non si sa cos'è veramente, perché vengono ragazze con i pompon in mano e quindi però si chiamano cheerleader e si chiamano così in Europa da ormai 10 anni e quindi sì, però non più. Domanda? Vai, mi chiedono che cosa chiedete quando fate la selezione? La selezione? Il carattere è molto importante. Non relativamente al carattere, cioè che cosa devi saper fare? Non so. Danza, ginnastica, sport e meglio se sai tutte le tre cose. Altre cose? Avere il ritmo, devi sapere contare fino a 8 e per capire perché. Fare magari delle cose un po' particolari, la spaccata, che poi facciamo la spaccata in aria, le ruote, salto immortale. Quindi non è solo pompon, questo è solo un accessorio che rende un po' più show, spettacolo. Vai! Qua vogliamo fare un po' di gossip, avete parlato dei rapporti di soldi che si vede in televisione tra le cheerleader e i ragazzi sportivi, ma lì in mezzo? Non è colpa mia, è colpa mia. Io proseguo le mie ragazze, però è ovvio che una ragazza sì,
single quando trovo un ragazzo single. Ma di solito erano quelli sportivi. Cioè, attivi, sì, perché ovviamente dove cioè, è come un lavoro, cioè tu vai al lavoro e trovi le persone là, il nostro lavoro è praticamente lavorare con gli sportivi, anche se non è un lavoro. Però abbiamo gli incontri ovviamente con gli sportivi e quindi ogni tanto nasce un po' di romance. Non dico nomi. Sono tutte brave. Da 12 anni più o meno. Però ho iniziato come cheerleader facendo cheer dance e poi ho imparato un po' di stunts. Stunts sarebbe evoluzioni. Da una ragazza che ha vissuto negli Stati Uniti. E così via. Però si sta sviluppando molto veloce, quindi abbiamo sempre bisogno di persone esterne che ci possano aiutare a migliorarci. Abbiamo avuto per esempio un aiuto di una ragazza canadese che ha fatto cheerleading livello all-star. All-star vuol dire livello top. E ci ha un po' aggiornato da quel lato del mondo. Ma esiste il doping per le cheerleader? Noi creiamo l'adrenalina facendo quello che facciamo. Mia, giusto? Sì. Bisogna avere tanta adrenalina quando lanci la persona in aria, però viene una cosa automatica. Dopo magari ci sta un Red Bull, tipo... No, non lo vediamo. Non è vero, scherzo. Che Daniela ama. Voi siete in piedi da 2 anni, giusto? Sì. Come squadra lo come, sta? Come, sì. Ok, per favore no. Vi è mai capitato di avere in squadra delle gelosie, nel senso? Sì. E qualcuno ha fatto cadere qualcun'altra? No. Però c'è stato una volta un commento tipo, l'odio, se la faccio cadere. Era un po' più per scherzare, non è mai successo perché anche se quel giorno hai dei problemi, non so, a casa, lavoro, quando entri là devi essere concentrata al 100% e lasciare via tutte le emozioni e lavorare bene. Siamo responsabili per sicurezza di ognuno, per questo sì. Non possiamo permettere questo. La sicurezza è proprio... Però magari le vedi nei telefilm queste cose. Da dove siamo al Telefilm Festival, qual è il telefilm preferito di ognuna di voi? Telefilm, avete qualche preferito? Vabbè, io guardavo sempre Sex and the City, però adesso non si vede più. OC, ok. La vita secondo Jim, Friends, Amici, adesso anche quello che io sono vecchia. Lie to Me, bello. Grey's Anatomy. Glee l'abbiamo guardato, abbiamo fatto un po' di riferimento, ovvio. Sei più bella della Silvestre. È gelosa. No, Glee è forse stata la cosa più simile a quello che... La prima puntata in sì. È stata che possiamo vedere le evoluzioni del suo leader. Sì. Esatto, quindi noi eravamo molto contenti quando è entrato lì perché abbiamo notato che l'italiano ha cominciato a dire cheerleader, questo vuol dire che... No. Sì. Noi lo notiamo.